Io era in Giuso, ancora attento e chino. Dante è ancora sporto sul bordo dell'ottava bolgia, quando la fiamma di Ulisse si allontana con il consenso di Virgilio e ne sopraggiunge un'altra che mugghia dolorosamente. Le parole riescono infine ad uscire dalle fiamme, diventando riconoscibili. È uno spirito romagnolo che chiede notizie sulla sorte della sua terra. Dimmi se Romagnuoli han pace o guerra. Autorizzato da Virgilio, Dante riferisce che in Romagna covano sempre conflitti, anche se in quel momento non sono in corso palesi guerre. Passa quindi in rassegna le condizioni di Ravenna, Cervia, Forlì, Rimini, Faenza, Imola e Cesena, ricorrendo ai simboli araldici del tempo. Dante, che aveva a cuore la Romagna, dove spese molti anni del suo esilio, chiede al dannato di presentarsi. La fiamma si agita, mugghia e infine riesce a proferire parola, confessando però di voler nascondere la sua sorte infame al mondo. Il dannato infatti non riesce a vedere bene al di fuori della sua fiamma e quindi non ha capito che Dante è un uomo ancora in vita. Si tratta del conte Guido da Montefeltro, un valoroso e astuto uomo d'armi, protagonista della politica italiana al tempo di Dante. Fu scomunicato ben due volte, ma alla fine si pentì della sua vita peccaminosa e si fece frate. Il fatto destò molto scalpore, al punto che molti contemporanei ritennero che fosse morto in odore di santità. Ma Dante introduce una lettura inedita della sorte di Guido, facendogli raccontare di un tragico traviamento finale che lo portò alla dannazione, avvenuto a causa di Papa Bonifacio VIII. Il pontefice, odiato da Dante, convinse Guido a ordire un astuto inganno ai danni dei suoi avversari assediati in Palestrina, con la falsa promessa di una soluzione papale concessa in anticipo. Dante coglie un'altra occasione per condannare l'operato di Bonifacio VIII, accusato stavolta di fomentare conflitti tra i cristiani. Al momento della morte, avvenuta nel 1298 nel monastero di Assisi, l'anima di Guido viene contesa tra San Francesco e un diavolo, che purtroppo riesce a dimostrare logicamente che il frate morì in condizione di peccato. La misera anima viene quindi trascinata all'inferno e condannata da Minosse all'ottava bolgia. Concluso il suo triste racconto, la fiamma si allontana lamentandosi e torcendosi, e i due poeti proseguono, raggiungendo il ponte che sovrasta la bolgia successiva. Noi passammo oltre, e io e il duca mio, su per lo scoglio, infino in sull'altr'arco.